atleta, professor Carlo Tognetti. Che cos'è questa illusione di cui sempre parlate voi asiatici, sia buddisti che induisti? Domandiamo a un sadhu, un saggio. Il classico santone che si aggira seminudo nei rigori dell'Himalaya. Noi siamo intabarrati in due giacche a vento, una sull'altra. Abbiamo il passamontagna di giorno e di notte, ininterrottamente da una settimana, senza aver mai osato toglierlo, neanche per pettinarci. Indossiamo ovviamente maglie, maglioni, calzettoni e scarponi e continuiamo ad avere freddo. Lui, quell'uomo senza età e senza necessità, è scalzo, cammina nella neve ma sembra non risentirne, non trema, non rabbrividisce, è semplicemente beato col suo sguardo che non guarda, che non perlustra, che non si incuriosisce, che è posato chissà dove. Che cos'è la Maya? Insistiamo. La stessa domanda fu posta da Narada a Vishnu migliaia di anni fa, ci risponde. Conoscete la storia? No, precisiamo, ma gli avremmo detto comunque di ignorarla, perché è sempre bello ascoltare questi uomini senza tempo quando decidono di raccontargli qualcosa. Il santone si siede in terra, sul ciglio del sentiero, ci fa segno di accomodarci accanto a lui. Nella neve, naturalmente, ma questo non conta. Stiamo o no discutendo di illusione? C'è un attimo di pausa. Il silenzio intorno è perfetto. Sembra quello prima della creazione. Poi il racconto. Narada era un sadhu, prende a spiegare il nostro ascetico oratore. Devoto del dio Vishnu, si era lasciato dietro le spalle il mondo, la grande illusione, per meditare, per cercare l'unica cosa che veramente conti, la verità. Ma un giorno fu preso da una perplessità. Che cosa significa in fondo illusione, si chiese. Sarà poi vero che la realtà non è reale? Il dubbio divenne tentacolare. Forse ho sbagliato tutto, rabbrividì. Pensò alla sua vita, quella che aveva gettato via come illusione. Ma non mi sarò lasciato ingannare da un'illusione ancora più grande, dalla Maya delle Maya? Si sentì assalire dall'angoscia. Pregò allora Vishnu di aiutarlo. Vishnu, sollecito, comparve di fronte al suo devoto. Hai bisogno? Gli domandò amorevolmente. Sì, sussurrò Narada con intensità. Chiedi e ti sarà concesso, promise il Dio che aiuta il mondo a continuare ad esistere. Spiegami che cos'è l'illusione universale, la Maya di cui tanto parlano i sacri testi. Tutto qui? Sì, ripete Narada con la stessa intensità di prima. Vieni con me allora, andiamo a fare una passeggiata. Così sulla via ti chiarirò il concetto. I due si incamminarono, faceva caldo. Possiamo immaginarlo, il sole a picco dell'India, implacabile, accecante, il paesaggio arido, il rumore delle mosche che volano, insistenti attorno al viso, la terra rovente sotto i piedi. Ad un certo punto Vishnu si rivolse al suo devoto. Narada, ho sete, io mi siedo qui, tu per favore vai laggiù a cercare un po' d'acqua. Subito, rispose premuroso Narada. E si mosse veloce in direzione di un lontano casolare che si intravedeva nel tremolare della caduta. Finalmente giunse alla porta, bussò, gli aprì una giovane donna di rara bellezza. Narada disse chi era, che cosa voleva. Subito dall'interno dell'abitazione vennero a riceverlo con grande rispetto gli altri componenti della famiglia. Lo fecero accomodare. Riposatevi un momento, vi prego, bevete, mangiate, insistette il vecchio padre. Il sadhu acconsentì. La stupenda fanciulla gli servì le vivande. Ma Narada era rapito più dall'avvenenza e dalla sua grazia che della bontà del cibo. Al termine del pasto la sceta aveva dimenticato di essere una sceta. Non si ricordò più che Vishnu aveva sete, che era sotto il sole ad aspettarlo.
I suoi occhi, la sua mente, erano perduti nella contemplazione di quella incantevole ragazza. La chiese in sposa, il padre se ne rallegrò. Per la famiglia era un grande onore, disse. Erano poveri contadini senza pretese loro. Narada, invece, era un saggio famoso. Furono preparati gli sponsali. Dopo un anno nacque il primo figlio, poi gli altri. Narada lavorava i campi con il suocero. La sera si godeva le delizie del focolare, la moglie era sempre dolce, bellissima. Le gravidanze l'avevano appena sfiorata. I bambini crescevano deliziosi, ubbidienti. Narada era felice. Passarono gli anni. Morì il vecchio padre, ci fu dolore, poi rassegnazione. Narada ereditò le terre. Divenne il capo di casa, lavorava solo, da mane a sera, ma la fatica era ripagata dal benessere, la sua felicità continuava. Un giorno però l'appuntamento annuale, tanto atteso, il monsone si presentò con una furia devastatrice e fu la tragedia, una delle periodiche tragedie che si abbattono sull'India. L'acqua cadde dal cielo, a valanghe, il vento infuriava, scoperchiava tetti, sradicava alberi, i fiumi si gonfiarono, strariparono. Furono trascinati via armenti, ponti, case e uomini. Narada, disperato, cercò di portare la famiglia in salvo su un'altura. Tenetevi per mano, l'uno con l'altro, gridava, mentre acqua e vento sferzavano senza posa. Non vi lasciate. Con il braccio sinistro portava la bambina più piccola. Con la destra trascinava la moglie, che a sua volta tentava di tirarsi dietro gli altri figli. Ci fu una raffica più rabbiosa, seguì un'ondata. La donna con i figli fu strappata alla stretta di Narada e scagliata con violenza contro un macigno che emergeva a tratti fra i flutti. Scomparve. Narada vide i figli dibattersi nell'acqua fangosa. Vengo, gridò, ma aveva in braccio la bambina ancora poppante, non riusciva a muoversi controcorrente. Miracolosamente si trovò accanto un groviglio di tronchi che gli sembrarono un riparo abbastanza sicuro. Vi depositò per un momento la piccola, l'assicurò fra due grossi rami e si gettò in direzione degli altri figli. Erano lì, a poca distanza, lottavano, gridavano, ma un'altra ondata sopraggiunse e inghiottì tutto. Narada emerse con la bocca, gli occhi pieni di fango, cercò, chiamò, invano. Tornò indietro verso il riparo, ma solo per scoprire che anche la bambina era stata portata via dall'immane massa liquida e nera. Pazzo di dolore continuò a nuotare, a tentare di rintracciare perlomeno i corpi dei suoi cari. Nulla, solo furia della natura, devastazione e ancora un'onda gigantesca che lo scaraventò su un isolotto di roccia. Narada perse quasi i sensi, rimase riverso nel fango e nei detriti per qualche minuto, o forse un'ora, un giorno, non sapeva. Non appena superò lo sfinimento si sollevò. Si prese la testa fra le mani e scoppiò a piangere. Moglie mia, figli miei, dove siete? Singhiozzava. Aprì gli occhi per cercare ancora nella devastazione, ma attorno a lui non c'era una sola traccia d'acqua e di furia monsonica. Il sole era alto, la terra arida, il paesaggio tremolante nella calura. Si alzò in piedi barcollante. Non credeva ai suoi occhi, era inebetito. Fece qualche passo nella luce accecante. Da un tratto, da un po' più in su, una voce lo chiamò. Narada, mi hai portato l'acqua, o sete, è un'ora che t'aspetto.